E oggi la prima delle due puntate dedicate a Bagnoli. Abbiamo incontrato in esclusiva Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, la società del governo incaricata di bonificare e trasformare i suoli dell'ex Italsider. Contrario al piano del governo, lo ricordiamo, il comune di Napoli. Allora sentiamo come verrà trasformata l'area nel servizio di Giovanni Messina. Vista da quassù, dal belvedere di Via Coroglio, Bagnoli appare come la grande incompiuta di Napoli, da 20 anni. Domenico Arcuri, lei è l'amministratore delegato di Invitalia, la società del governo che dovrà bonificare e rilanciare Bagnoli. È generoso definirla un'incompiuta, mi sembra un luogo desolato e abbandonato purtroppo, da troppo tempo tutto malgrado. Noi qualche settimana avvieremo la gara pubblica europea per realizzare delle caratterizzazioni che in poche parole sono un'attività scientifica che serve finalmente a capire definitivamente quante bonifiche bisogna fare e dove. Quanto durerà la bonifica? La bonifica noi abbiamo in programma di rilasciarla progressivamente, via via che le aree verranno bonificate, verranno rilasciate e saranno pronte a essere valorizzate. La bonifica completa dell'area durerà 3 anni. E poi si potrà parlare dei progetti. La cantieristica, l'high-tech, l'agri-food. Le aziende che verranno qui, quali saranno? Si era parlato di Amazon, Google. Noi abbiamo stabilito le vocazioni che le dicevo pensando che le aziende in questi ambiti, dall'high-tech e non solo, possano trovare conveniente localizzarsi a Bagnoli e siamo sicuri che così sarà. E ora vediamo nello specifico quali saranno i luoghi di intervento. Ci troviamo sulla terrazza dello storico circolo dell'Ilva. Da qui si vede la colmata. Ecco, la colmata è un altro nodo che fa discutere. Sarà rimossa completamente o in parte? Ci dia una risposta definitiva. Il programma da noi presentato e approvato dalla conferenza dei servizi all'unanimità prevede la rimozione integrale della colmata. Quindi la colmata verrà tutta rimossa. Il materiale della colmata dove andrà, visto che Piombino non lo volle un po' di tempo fa? Non so se Piombino non lo volle oppure no, la colmata andrà allocata nelle discariche che sono disponibili ad accoglierla per legge, sparse sul nostro territorio. Una parte della colmata servirà a costruire la cosiddetta cassa di colmata del porto turistico che verrà realizzato qui di fronte a Nisida. E ora andiamo proprio a Nisida. Il porto verrà fatto nella sua zona naturale, che è lì sotto il vecchio muro dove c'era l'antico porto romano, che è la posizione per correnti, per venti e per morfologia più naturale. E ospiterà quante barche? Il porto ospiterà 700 posti barca. Verrà fatto nella zona retrostante anche un porto a secco per barche di più piccole dimensioni che nella stagione invernale verranno tirate su. Dottor Arcuri, questa è la spiaggia che Renzi ha promesso di restituire ai napoletani entro l'estate. Ce la farete? Perché qui vedo rifiuti, erbacce. Questo è il cosiddetto Arenile Nord che noi assicuriamo che da luglio verrà restituito ai cittadini, quindi ce la faremo. Come? Che interventi saranno effettuati? Bisognerà ripristinarlo, metterlo in sicurezza, renderlo agibile, pulirlo, sgombrarlo da tutti questi rifiuti che si sono stratificati negli anni, se non nei decenni, in cui nessuno colpevolmente è intervenuto. Il bagno non si potrà fare però? L'area non è ancora balneabile e non lo sarà fino a rimozione totale della colmata. Un'altra questione che dovrete risolvere è quella relativa al borgo di Coroglio. Alcuni edifici saranno abbattuti? Assolutamente sì, non secondo tutti. Il programma, ovviamente non tutti, alcuni di essi diciamo non dovrebbero per nulla esistere. E dove andrà chi abita in quei palazzi? Nella edilizia residenziale compensativa che costruiremo nella stessa area di Bagnoli, come previsto già da una delibera del Consiglio Comunale del lontano 2001, come tante cose in questa storia.
Era stato tutto previsto, ma non è successo niente.